10 persone, tra cui un minore, sono state arrestate questa mattina dai carabinieri di Torre Annunziata per i reati di rapina, furto con strappo e spaccio continuato di stupefacenti. Tra gli arrestati anche il nipote e il figlio di un boss dei Gallo Limelli Vangone, il clan camorristico che controlla gli affari illeciti nella zona di Trecase, Bosco Trecase e Bosco Reale. A far scattare le indagini è stata la denuncia per rapina di un immigrato africano scippato nella stazione circumvesuviana di Bosco Trecase. Un video di sorveglianza immortala i malfattori durante il raid. Tre minori lo accerchiano, spintonano e immobilizzano. Un quarto ragazzo maggiorenne gli porta via lo smartphone. Nell'ambito delle indagini per identificare i rapinatori, i carabinieri hanno accertato la partecipazione di due degli indagati ad altri episodi di rapine e hanno scoperto l'esistenza di una rete di spaccio di cocaina e marijuana della quale facevano parte anche il figlio e il nipote del boss. Sono 180 gli episodi di spaccio documentati e segnalati dai consumatori di stupefacenti, tra i quali molti minorenni. Nel corso delle indagini sono state sequestrate centinaia di dosi di cocaina e marijuana. È scattata questa mattina all'alba a Reggio Calabria Eracle, una vasta operazione dei carabinieri del comando provinciale della squadra mobile della questura, che ha portato all'esecuzione di 15 provvedimenti di fermo emessi dalla direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria nei confronti di altrettante persone considerate attigue alle cosche Condello e Stillitano dell'Andrangheta. Gli indagati sono ritenuti responsabili a vario titolo di associazione di tipo mafioso, porto e detenzione di armi, tentata estorsione, associazione finanziaria realizzata al traffico di sostanze stupefacenti, intestazione fittizia di beni, maltrattamenti di animali con l'aggravante del metodo mafioso. Le indagini della Procura della Repubblica di Reggio Calabria, diretta da Federico Cafiero De Rao, hanno consentito di accertare come esponenti di primo piano della cosca Condello, agendo in perfetta sintonia con alcuni rampolli della cosca Tegano, avessero assunto la gestione monopolistica dei servizi di buttafuori presso i principali locali di intrattenimento serale e notturno di Reggio Calabria, divenuti spesso teatro di aggressioni, risse ed intimidazioni. L'Unione Industriale spegne 100 candeline. Ospite d'onore il ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno Claudio De Vincenti, che torna a Napoli per parlare delle eccellenze produttive del territorio, senza però chiudere gli occhi davanti ai problemi che attanagliano la gente del sud. Sappiamo le difficoltà del Mezzogiorno, sappiamo anche le sofferenze sociali del Mezzogiorno. Fondamentale riaprire la strada dello sviluppo attraverso sia gli investimenti privati sia gli investimenti pubblici, che svolgono un ruolo fondamentale. Il masterplan è il contesto che crea queste condizioni. Assenti politici di casa nostra. De Luca a casa per un raffreddore. De Magistris invece era impegnato nella presentazione del Maggio dei Monumenti. Un'assenza quest'ultima accolta con disappunto dal mondo imprenditoriale napoletano e campano, ma il sindaco replica dicendo che nessuno snobba nessuno e se qualcuno ha aggiunto strumentalmente vuol dire che questo è uno strappo, è una valutazione legittima ma priva di qualsiasi fondamento. Il tema principale della convention è il sud delle sue eccellenze produttive che secondo Vincenzo Boccia, consigliere generale di Confindustria, non sono poche. Al sud abbiamo imprese che sono dei veri campioni nazionali, esistono alcune condizioni interessanti, l'ultima è quella del beneficio fiscale per chi investe nel Mezzogiorno. Occorre continuare a costruire questa fase positiva investendo anche in infrastrutture. Il paese può recuperare il prodotto interno lordo che abbiamo perso negli anni dal 2008 a oggi, proprio ripartendo dal Mezzogiorno e riportando nel Mezzogiorno la questione industriale. Ma c'è un dato drammatico e preoccupante diffuso dall'Istat. Nei prossimi anni assisteremo in modo evidente ad uno spostamento della popolazione dal Mezzogiorno al Settentrione. Secondo le previsioni, nel 2065 il centro-nord dovrebbe accogliere il 71% di residenti contro il 66% di oggi. Questo vuol dire che le future nascite non saranno sufficienti a compensare i futuri decessi. Quello del calo demografico è uno dei grandi problemi del sud, però attenzione, quelle proiezioni dell'Istat sono a situazione data,
Ricordo che da 2 anni a questa parte il sud ha ripreso a crescere più del centro-nord, anche se in misura ancora insufficiente, e questo testimonia le potenzialità che il mezzogiorno ha. Noi dobbiamo valorizzare queste potenzialità per fare in modo che sia le prospettive economiche che quelle sociali del mezzogiorno cambino rispetto a quelle previsioni che l'Istat ha fatto sulla base delle tendenze del passato. Noi vogliamo rovesciare queste tendenze. Sta a noi reagire per evitare che questo accada e far ritornare il Sud un elemento attrattivo di investimenti privati del mondo partendo dal Mezzogiorno d'Italia. Ricordiamo che il Sud usa e può usare al meglio i fondi strutturali europei e quindi non fare i conti con i deficit di bilancio del Paese può essere la grande occasione dell'intero Paese. Inizia a prendere forma il progetto del controconcerto del 1° maggio a Napoli. Per essere una prima edizione può competere tranquillamente con quello di Roma. Noi siamo appena tornati da Pontida, dove è appena successo un miracolo. Tutti ci sconsigliavano di andare là e dicevano che poteva succedere qualsiasi cosa. C'è stato un concerto bellissimo dove anche le persone di Pontida miracolosamente ad un certo punto sono venute da noi e si sono venute a passare una bella serata, e questa è la dimostrazione della potenza e il potere che può avere la musica e gli artisti quando si uniscono. Orgoglio antirazzista e meridionale, questo è il leitmotiv delle 10 ore di musica e spettacolo previste a Piazza Dante. Dopo il concerto a Pontida lo scorso 22 aprile, il progetto Terroni Uniti approda nel cuore di Napoli. La manifestazione organizzata con il comune inizierà alle 14 e finirà a mezzanotte. In Piazza Dante si esibiranno Eugenio Bennato, Enzo Gragnaniello, i 99 Posse, Iovine, Ciccio Merolla, Daniele Sepe, i Foia, La Maschera, Maldestro, Franco Ricciardi, Tommaso Primo e tanti altri artisti non solo da Napoli ma anche dal Mali e dalla Spagna. Da Napoli deve partire un messaggio contro il razzismo. Il razzismo è uno dei problemi maggiori che attanagliano non solo la nostra città, la nostra regione, il nostro paese, l'Italia, ma è un problema generalizzato. Quindi questo è un messaggio che parte soprattutto dai musicisti, perché pensiamo di poter essere in qualche modo una scintilla. Non ci saremmo mai aspettati, ad esempio, che a Pontida in tanti, ma seriamente in tanti, ci venissero a stringere la mano, a dire che bello che siete qui, guardate che Pontida non è come la raccontano, Pontida è anche un'altra cosa. Il concerto in città diventerà quindi un'altra tappa del progetto Terroni Uniti, di cui Massimo Iovan è stato fondatore, ma al quale stanno aderendo di giorno in giorno sempre più artisti. Un collettivo che in meno di una settimana ha autoprodotto il brano Gente do Sud, la canzone nata da un'idea del leader dei 99 Posse in occasione della visita di Salvini a Napoli lo scorso 11 marzo. Un modo per smuovere le coscienze, contrapponendo a razzismo, la grande capacità della gente del sud, allargare le braccia per accogliere. Non è mai un messaggio contro, come potete vedere, è un messaggio per costruire ponti di dialogo, di cultura, di solidarietà che solo la musica, l'arte e la creatività possono offrire. Quindi io sono molto orgoglioso da napoletano e da sindaco di Napoli di sostenere e far parte di questo progetto insieme a loro. E la prossima tappa dei Terroni Uniti è proprio nell'isola di Lampedusa, simbolo dell'accoglienza ai migranti che sfidano il Mediterraneo.